Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, visto che oggi stavo un pochino meglio, ho deciso di farvi vedere la mia routine in questi giorni comunque in casa. Quindi parto con il far prendere un po' d'aria alla camera da letto e poi vado a preparare la colazione. Oggi latte e biscotti sia per me che la mia piccolina. Questi qui fior di riso che ho preso a Lidl sono buonissimi, ve li consiglio un sacco. Ecco qui la mia piccolina che mangia anche lei il latte con i biscotti. Ci concediamo la colazione e poi passo a cominciare a disinfettare il tutto, visto che comunque non l'ho fatto per i primi giorni perché stavo malissimo. Oggi stavo un po' meglio. E quindi sto cominciando a disinfettare tutta casa più o meno. Quindi oggi intanto vado a sistemare il letto che ho cambiato le lenzuola ieri, praticamente le cambio un giorno sì e un giorno no al momento, e poi vado a disinfettare il tutto spolverando con acqua e alcol. Al solito ho cominciato passando l'aspirapolvere, non posso aprire tantissimo la finestra, ma ormai lo sapete, sono ancora senza le imposte in tutto ciò. E passo a spolverare. Allora, questo qui è alcol, ho aggiunto un po' d'acqua, è sempre la bottiglia che avevo preparato un po' di tempo fa. E alcol puro e un po' d'acqua. E come vedete, un panno in microfibra e vado a pulire tutte le superfici con questa miscela di alcol e acqua. E quindi vado a disinfettare il tutto, magari tutto quello che abbiamo toccato io e Auri, insomma, così una disinfettata generale. Perché non appena starò molto meglio andrò a fare delle belle pulizie profonde, anche se con la situazione che ho sempre in casa non è che cambia molto, però per il momento mi riprendo pensando questa cosa. Quindi vado a disinfettare anche la parte del letto, i comodini, l'armadio, insomma un po' tutto. Ecco appunto, come vi accennavo, sono sempre nella stessa situazione, anzi forse un po' peggiorata, perché non posso più nemmeno uscire lo stendino fuori, perché hanno fatto un piccolo ponte anche dentro il balcone per fare giustamente i lavori che devono fare, quindi sono un disastro anche per asciugare i vestiti, è un casino, la disperazione. Però vabbè, pazienza, non voglio sempre lamentarmi. Passo al bagno che, nonostante io stavo male, comunque il bagno l'ho sempre pulito e sempre con alcol. Quindi passo l'aspirapolvere, faccio la pulizia normalmente in bagno e per ultimo, come mia abitudine, chi mi conosce ormai lo sa, vado a passare l'alcol con lo strofinaccio, diciamo, in tutto il bagno. Come potete vedere, vado a disinfettare il tutto con il panno, come vi avevo detto, e vado a cambiare anche gli asciugamani, che lo sto facendo tutti i giorni, due volte al giorno. Prima lo facevo una volta al giorno, adesso con il fatto che mio marito comunque è negativo, lo faccio due volte al giorno, in modo tale che almeno
riesco a proteggerlo un po'. Allora, mi sono fermata un attimo, così nel frattempo impasto, voglio fare, due focacce stasera. Ancora devo decidere come. Allora, qui ci sono tutti gli ingredienti che, vi lascio scritti, qui e comincio a prepararlo, così lei fino a più tardi almeno ha il tempo di lievitare. Allora, metto tutta la farina. Quando faccio la focaccia faccio il verso contrario, anziché mettere prima l'acqua metto le farine e sto utilizzando farina 0, mezzo chilo e 200 grammi, 300 grammi di farina 00. Poi metto il lievito, metto tutta la bustina perché non ci sono tantissime ore per la lievitazione, oggi fa particolarmente freddo. Poi mescolo l'olio di girasole. Un zucchero. E comincio ad aggiungere l'acqua poco alla volta. Aggiungo il sale e un altro po' d'acqua e mescolo. Allora, a questo punto, dopo che ho impastato, come vedete la lascio bella morbida e un po' appiccicosa, giusto perché così la lascio bella idratata. La prima lievitazione gliela faccio fare così, quindi la faccio stare 2 ore e poi vado a dividere il panetto in due e così formo le due focacce e li faccio lievitare un'altra ora, ora e mezza, dipende poi il tempo a disposizione che abbiamo. Quindi adesso copro e metto a lievitare. Ecco, avevo finito anche una lavatrice e quindi vado a mettere tutto nello stendino. Di solito ci stanno 2-3 giorni per asciugare, ma al momento non voglio disperarmi più di tanto perché ho altri problemi e quindi non mi voglio disperare. Ecco, rendo partecipe anche la mia piccolina. Come vedete siamo rimaste in pigiama perché abbiamo provato a vestirci, ma in questi giorni fa veramente particolarmente freddo e quindi comunque abbiamo deciso di rimanere in pigiama. La sera poi facciamo la doccia e cambiamo il pigiama tutti i giorni. Ecco, come potete vedere, sono assolutamente sincera. Questo è il residuo che è rimasto ieri sera, cioè non ho fatto i piatti perché la sera non ho forze, c'è l'aggiunta anche del pranzo e quindi una volta che ho finito comunque di sistemare tutte le camere, adesso passo alla cucina e comincio con il fare i piatti anche della sera prima. Purtroppo in questi giorni, tutti i giorni, non riesco a fare i piatti la sera. Capita che ogni tanto li fa mio marito, capita invece che comunque li sistemo pur di non farli fare a lui perché comunque è stanco e li metto da parte per farli il giorno dopo, ma non ha importanza perché comunque non sono abituata a fare una cosa del genere, però se si sta male, ovviamente non ha importanza perché prima la salute, poi tutto il resto. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
terminato di pulire anche i piatti e il piano cottura, mi sono dedicata un po' a pulire anche la macchinetta del caffè perché sapete che la odio da pulire, ma comunque ogni tanto dovrò pur farlo. Quindi passo a pulire le scarpe. Ve l'ho detto, oggi stavo un po' meglio e vi faccio vedere il mio metodo per pulire le scarpe da ginnastica. Sono andata a pulire sia le mie che quelle di mio marito. Ecco, metto un po' di dentifricio in uno spazzolino che utilizzo ovviamente per le scarpe e lo vado a bagnare con un po' d'acqua e strofino. Potete farlo anche con una spugnetta, ma vi dico la verità, non la trovavo, avevo solamente la pezzolina, quella che utilizzo per l'aspirapolvere, insomma, per fare tutte queste cosine così, e la spugnetta non la trovavo, non mi andava di utilizzarne una nuova, quindi ho utilizzato lo spazzolino, ci ho impiegato un po' di più, vi dico la verità, e anche in maniera più delicata rispetto alla spugnetta, però adesso vedrete il risultato finale che dà il dentifricio, strofinandolo nella gomma. Il risultato finale è straordinario. We're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Ed ecco a voi il risultato finale. Mio marito si stupisce sempre ogni volta che gli pulisco le scarpe perché mi dice: mamma mia, sembrano nuove. E oggi mi sono dedicata un po' di più a questo e le ho pulite quasi tutte. E quindi una volta che ho terminato, vado a terminare anche la pulizia in cucina. Quindi vado a spazzare, vado a spolverare e per ultimo a disinfettare il tutto sempre con alcol. Insomma, io spero che questa routine vi sia piaciuta. Alla fine vedrete anche il risultato finale della focaccia che ho preparato. È venuta super super buona. Quindi spero vi sia piaciuto la mia giornata, fra virgolette, in quarantena e passata a pulire e disinfettare. Però devo dire che mi sono sentita meglio. Preferisco pulire che stare male, ma penso come un po' tutti. Quindi detto questo, spero vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i miei prossimi video. E se ti è piaciuto questo video, ovviamente lasciami un like. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.